Buongiorno, signori rappresentanti del governo, autorità, amici presidenti, amici segretari generali. Presidenti, segretari generali, mi piace oggi fare una precisazione, mi riferisco a tutti i presidenti e segretari generali nazionali e quelli esteri, perché per me Assocamere estero si dovrebbe chiamare Assocamere, perché la vera forza di Assocamere estero è che è la rete del sistema camerale nazionale e italiana all'estero. Questo è il mio punto di vista. Un sincero benvenuto a tutti voi. Devo fare obbligatoriamente qualche ringraziamento. Innanzitutto un ringraziamento particolare al Presidente Mencaroni e alla sua struttura per l'impegno profuso nell'organizzazione di questa convention. Devo mandare un messaggio di ringraziamento al sottosegretario Dassù del Ministero degli Esteri, che non potendo venire mi ha mandato una lettera bellissima che ovviamente per ragioni di tempo non oso leggere, ma che è in segreteria generale chi la volesse leggere. Nella sostanza è una riconferma da parte del Ministero degli Esteri, non solo, ma fa riferimento al Ministero dello Sviluppo Economico e al Parlamento tutto, per evidenziare l'importanza della rete delle Camere di Commercio nazionali e estere. Consentitemi poi, come sempre accade in queste riunioni, si fanno delle gaffe, vorrei recuperare qualcosa. Quindi un ringraziamento particolare lo vorrei fare a Trevisi, il presidente Trevisi, che ha scelto con un attimo di anticipo la strada di Veltroni, non ha voluto continuare per sua decisione, e noi lo ringraziamo per l'attività che egli ha dato in questi 6 anni al nostro sistema. Voglio anche lanciare un messaggio ad Andrea Lotti e a Marie Bottai, sono 2 segretari generali di 2 Camere di Commercio italiane all'estero molto importanti, che per tantissimi anni sono stati il pilastro della nostra rete. Grazie. So che ci deve essere un video che devo chiamare il momento per farlo lanciare. Spero che partirà. La vostra presenza qui è un importante segnale di condivisa attenzione per il futuro delle nostre imprese. Un appuntamento annuale importante. Siamo alla 21ª convention. È l'occasione di incontro tra le nostre realtà. È un momento di confronto costruttivo e cordiale con le istituzioni. Quasi questi nostri incontri hanno soprattutto un ben preciso obiettivo: fare il punto della situazione sull'incremento del commercio estero, verificare come le Camere di Commercio italiane e le Camere di Commercio italiane all'estero, quest'ultime e le istituzioni operanti all'estero, le imprese locali e quelle internazionali, abbiano contribuito all'internazionalizzazione delle imprese attraverso i rapporti intessuti tra loro nel corso dell'anno. Il dato di riscontro è incoraggiante. Nonostante che la crisi dell'economia mondiale faccia sentire la sua morsa sul nostro sistema economico e produttivo, e nonostante che 41.000 imprese abbiano cessato la loro attività secondo le ultime stime di Unioncamere,
Basti pensare che nel mese di luglio la nostra bilancia commerciale ha segnato un avanzo di 4,5 miliardi di euro, il più alto registrato dal 1998. Dunque la domanda estera va. Questi sono i risultati che le circa 200.000 imprese esportatrici stanno ottenendo in ambito internazionale, dimostrandosi competitive anche in contesti dove la concorrenza è molto forte. Mi dovete scusare, ma ieri mi hanno fatto lavorare molto, sono state due giornate molto intense. Quindi mi manca la voce. Io direi di lanciare il video perché l'ho già detto. Ah, mi devo zittire. Bene, così mi riposo. È un'ottima cosa. Prego. La fiducia fa rete. Stare sui mercati internazionali oggi è una sfida. Ho in testa un'idea che all'estero potrebbe funzionare. Chi mi può dare una mano per metterla a fuoco e per avere partner affidabili che conoscano il mercato? Il mio prodotto non riesce a sfondare all'estero. Chi mi aiuta a trovare una buona rete di vendita? Per la prima volta avrò uno stand in una fiera all'estero, ma le lingue non sono il mio forte. Chi mi dà un interprete per presentare i miei prodotti? Aprire una filiale fuori dall'Italia, ma non conosco né la lingua né le regole del mercato. Chi vi aiuta nei rapporti con le aziende del posto? Il mio prodotto è stato bloccato alla dogana perché non avevo rispettato le normative locali. Chi mi dice come posso sbloccarlo? Anteceperò una gara all'estero. Come recupero i capitolati? E chi mi indica i passi successivi?
rischiare di perderti. Costruisci il tuo cammino con noi. Bene, complimenti per il video e penso che questo sia proprio il momento per ringraziare la struttura di Assocamere che per tanti anni mi ha aiutato a fare il mio lavoro, ma soprattutto quella struttura che negli ultimi 3 anni mi ha sopportato. Dicevo, eravamo rimasti alle 200.000 imprese, qui mi piace dire, forse lo dirà lui meglio, che il Presidente Dardanello ha fatto un impegno con se stesso, non è un impegno scritto ma una promessa, che le 200.000 imprese alla fine di 2 anni saranno 220.000 imprese. Poi, se ho sbagliato, direi tu. Un risultato questo delle imprese direi importante, che è frutto per un verso del dinamismo e dell'intraprendenza delle imprese e per l'altro dell'antica e profonda collaborazione che unisce il sistema camerale italiano alle Camere di Commercio italiane all'estero, da sempre votate ad aiutare le imprese a presidiare i mercati esteri. Negli anni le Camere di Commercio italiane all'estero hanno lavorato in modo intenso e costante per accreditarsi e farsi conoscere dalle Camere italiane, con l'obiettivo di diventare interlocutori di prioritario riferimento. Un lavoro che per molte di esse affonda le radici in tempi molto lontani, giacché molte delle Camere di Commercio estere hanno già da tempo superato il centenario della loro fondazione. Una solidità storica che nasce dalla forza dei nostri imprenditori che, giunti con le migrazioni in terre lontane, hanno saputo avviare rapporti duraturi con gli imprenditori locali. Per molto tempo, tuttavia, i patrimoni dei due sistemi camerali non hanno trovato una sistemazione organica. Le nostre imprese hanno navigato per molto tempo, per così dire, fra molti mari, perché l'internazionalizzazione ha interessato una molteplicità di attori a diverso livello nazionale e locale. Ricordo all'inizio degli anni 2000 che spesso anche le Prologo facevano internazionalizzazione. Oggi, gentile Presidente, è necessario che le istituzioni locali, le istituzioni del territorio trovino, a mio avviso, un raccordo forse con le Camere di Commercio del territorio. Ne è derivato quindi che in alcuni casi si sono avute duplicazioni di attività, in altri casi, ahimè, carenze. In ogni caso c'è stata la mancanza di un coordinamento unitario degli strumenti e degli interventi a sostegno delle imprese che si affacciano sui mercati esteri. Quando ho iniziato a occuparmi di internazionalizzazione mi è stato subito chiaro cosa fare a vantaggio delle imprese. Realizzare un forte raccordo tra le due reti camerali in Italia e all'estero, da un lato, ed uno stretto contatto tra le Camere italiane all'estero e l'ICE dall'altro. Con l'assunzione della presidenza di Assocamere Estere, l'idea del raccordo è diventato obiettivo da raggiungere. Mi sono prefissato infatti di realizzare un esempio unico di partnership pubblico-privato a servizio delle piccole imprese. Qui direi ancora più a servizio delle microimprese, che sono tantissime nell'ambito delle piccole, affinché potessero essere seguite passo per passo dai luoghi di origine del Made in Italy fino ai luoghi di approdo dove i loro prodotti e i loro servizi
qualificano il brand Italia nel mondo. Grazie. Vediamo se si legge. Sì. Per favorire tale raccordo, ritenni fondamentale avviare per prima cosa un attento monitoraggio delle 75 camere estere, per capire bene i loro punti di forza e di debolezza, eventualmente procedere ad una crescita collettiva al fine di poter promuovere al meglio le loro competenze nell'ambito del sistema nazionale. Ho avuto un pronto interlocutore nel presidente Dardanello, che ha condiviso questa strategia ed ha posto in essere tutte le azioni necessarie per favorire gli incontri. Seppure talvolta è stato difficile superare momenti di frizione e di disaccordo, derivanti soprattutto da incomprensioni e dalla naturale tendenza di ogni sistema a conservare le proprie specificità, non ho mai abbandonato questa idea che ho perseguito con forza e con tenacia. Oggi sono soddisfatto per i risultati raggiunti, intensificazione delle collaborazioni tra i due sistemi e crescita del fatturato dell'export. Consentitemi pertanto, con una punta di orgoglio, per aver avuto questa intuizione che oggi trova la definitiva concretizzazione grazie al dinamismo e decisionismo del ministro Passera, che attraverso la cabina di regia per l'internazionalizzazione in maniera chiara ha definito i ruoli e le competenze delle forze in campo. Un'operazione necessaria che va incontro alla politica dello spending review e nel contempo opera un riassetto delle competenze. Il ministro Passera, infatti, più volte quest'anno ha evidenziato l'importanza del ruolo e delle azioni e dell'azione delle Camere italiane all'estero ed ha individuato in Assocamere estero la sede in cui dovrà realizzarsi l'azione di più stretta collaborazione con gli uffici della nuova agenzia ICE. Union Camere con l'inserimento nel nuovo Consiglio di amministrazione dei prossimi 3 anni di Assocamere, mettendo dentro tutto intero il Comitato di Presidenza, ha dato una dimostrazione di quanta importanza dà a questa collaborazione. Recentemente anche il Parlamento ha sollecitato ulteriormente il Governo in questa direzione e mi fa piacere ricordare che in un ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati viene sottolineata questa opportunità. La collaborazione prevede un'economia di scala nei rapporti tra l'agenzia ICE e le Camere di Commercio italiane all'estero, mentre sarà sempre più strategico il raccordo con il Ministero degli Esteri che, con la sua qualificata rete diplomatica, quotidianamente costituisce per noi un riferimento essenziale. Un modello di partnership dunque che consentirà una maggiore ottimizzazione delle risorse a vantaggio delle imprese. Nel nuovo sistema la rete camerale nazionale, è stato già detto per la verità, rappresenterà, come prima accennati, i cosiddetti caselli d'ingresso, con una funzione di accoglienza, ma ancora più importante, una funzione di formazione delle imprese che vogliono affiancarsi sui mercati esteri. Una funzione fondamentale quella della formazione, perché spesso le piccole imprese, le microimprese che scelgono di internazionalizzarsi hanno il prodotto, hanno la quantità e anche la qualità, ma si scontrano con una serie di difficoltà e di impedimenti, quali l'individuazione di una strategia promozionale, la carenza di risorse finanziarie,
la carenza di conoscenza delle lingue, i costi per la raccolta di informazioni, la riorganizzazione aziendale. Il nostro compito, quindi, di tutte le istituzioni locali, territoriali, nazionali, è quello di dare una risposta a queste esigenze. Come possiamo farlo? In che modo? Affiancando gli operatori nello sforzo di intercettare la domanda estera, nel sostenerli per conservare le quote di mercato già acquisite. In un paese come il nostro, in cui la quasi totalità del sistema produttivo è rappresentato dalle piccole imprese, le scelte politiche devono orientarsi nel favorire e sostenere le loro decisioni economiche. In altri termini, chi si occupa di internazionalizzazione deve fare sistema. Del resto, lo stesso tema dell'incontro di oggi insiste sul concetto di raccordo e di collaborazione e sulle parole chiavi come reti di impresa e filiere, qualità del prodotto e qualità dei servizi. Reti di imprese per poter affrontare e resistere sui mercati, ma anche reti di organismi per offrire il giusto supporto. Qualità e non quantità, perché proponendo un prodotto di qualità si compie anche un'operazione di promozione e conoscenza del territorio. Un tema, quello scelto oggi, denso di significati, di prospettive ed obiettivi. L'analisi esaustiva e puntuale dei nostri illustri relatori che mi verranno dopo ci consentirà di approfondire ogni aspetto. Personalmente ho preferito soffermarmi sull'importanza della riorganizzazione del sistema camerale, che ho avuto modo di apprezzare prima come delegato all'internazionalizzazione di Unioncamere e poi più da vicino durante il mio mandato di presidente di Assocamere Est, che purtroppo si conclude a Perugia. Voglio a questo punto ringraziare i miei compagni di viaggio di questi anni, il presidente Sangalli, il presidente Dardanello, il mio predecessore, presidente Pollastri, il compianto Danilo Longhi, nonché tutti i colleghi delle Camere di Commercio italiane e delle Camere di Commercio italiane all'estero. Un ringraziamento ai dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri, con cui ho lavorato e ho condiviso obiettivi e sfide per favorire lo sviluppo delle nostre imprese. Un augurio di buon proseguimento al presidente Riccardo Monti ed a tutti i colleghi che continueranno ad impegnarsi con entusiasmo e tenacia in questo affascinante sistema. Grazie e ad maiorem.